Buon pomeriggio a voi. Allora, è tutta mattinata che sento nei vari radiogiornali parlare delle app dove ci sarebbero code, dove addirittura a Napoli hanno dovuto aprire un secondo app, tante sono le persone che stanno facendo la corsa per fare il quarto vaccino. Tanto che ho deciso che domani andrò a Milano in uno degli hub più grandi d'Italia, Scintille, in zona Fiera, perché vorrò rendermi personalmente conto di quello che sta succedendo, perché anche a proposito di questo app ho sentito nei radiogiornali, anche quelli regionali, parlare di code. E quindi andiamo a verificare, ripeto, domani pomeriggio probabilmente sarò appunto a Milano e verificherò personalmente come stanno le cose e soprattutto cercherò di entrare, anzi sicuramente entrerò, per magari capire esattamente come stanno le cose e riuscire magari a parlare anche con un medico sottoponendogli alcuni dubbi che ad esempio un cittadino può avere. Chiaramente è ovvio, non mi presenterò come un normale cittadino che ha dei dubbi. Seguitemi domani pomeriggio perché potrebbe essere assai interessante. Ma non c'è solo la questione degli hub dove ci sono le code, ma adesso è partita anche proprio la propaganda sulle varie radio, sulle televisioni, anche sulla stampa. Stamane è divertente il fatto che in tutti i radiogiornali, in tutte le circostanze dove è stato possibile, è passata questa intervista ad un medico, che tra l'altro non so neanche chi è, ma è passata in virtù del fatto che alla fine invitava in una specie di slogan quasi gli italiani a vaccinarsi, dicendo testualmente: se adesso andate subito a vaccinarvi potete partire in vacanza più tranquilli e sereni. Questo è il messaggio, no? Questa è la propaganda. Vi vaccinate subito, questo vi permette di andare in vacanza senza pensieri e sereni e protetti. Vedete, quando continuano a parlare di propaganda a proposito ad esempio della guerra, no? E quando continuano a dire che i russi fanno propaganda, cosa sicuramente vera, è un po' nella cultura dei russi, però francamente in Occidente avviene la stessa cosa, se non in maniera anche un po' peggiore, nel senso che ci sono modi un po' più sofisticati, no? Per ingannare l'opinione pubblica, per far passare un certo tipo di messaggio. Si passa appunto attraverso il fatto di dire delle verità parziali, oppure di invitare, come in questo caso, siccome c'è dietro un preciso interesse, l'opinione pubblica a vaccinarsi. Tra l'altro nel video di ieri sera io vi ho ricordato che, e questo è un dato di fatto, che ad agosto scadono 3 milioni di vaccini, e ho anche detto che secondo me poi ognuno ha l'idea, si fa l'idea che vuole, potrebbe essere sicuramente una delle ragioni per le quali il governo italiano tramite il suo ministro Speranza sia così affrettato ad invitare gli italiani. Ma ripeto, voglio un po' rimanere su quello che sono le notizie, no? Ed è la ragione per la quale vorrò fare un'indagine abbastanza approfondita di quello che realmente sta succedendo. Staremo a vedere. Per il momento vi lascio con questa curiosità. Comunque in serata ci sentiamo probabilmente per riprendere anche un po' il discorso di quello che sta succedendo in Ucraina, perché ormai è giorni che ve lo dico, non ne parla più nessuno, perché stanno cercando soprattutto di deviare la nostra attenzione, la nostra concentrazione rispetto alle sanzioni, alla situazione drammatica che stiamo vivendo, riproponendo in qualche modo il Covid e continuando, se non riprendendo anche in questo caso, a terrorizzare gli italiani. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.